Allora, dato che si sta facendo notte, io ne approfitto per iniziare a craftare le cose che mi servono. Allora, mi serve un'altra Soul Vial, così, in modo da andare a catturare qualche anima pura. E poi mi serve anche, mi servono 4 di queste, 2 diamanti e un libro che dovrei avere da qualche parte. Non qui, vediamo se è qui. Un libro, dai, che ce l'avevo, giuro. Eccolo qua, non l'avevo visto. E andiamo a fare il nostro coso. Due diamanti, così. Facciamo il nostro enchantment table. Poi andiamo a prendere l'anima pura che andiamo a sacrificare in questo altare. Andiamo a prendere un posto molto lontano. Sempre durante la mia sessione di esplorazione ho trovato questo bioma qui. Un attimino che si carica. Ho trovato questo bioma che si trova qua davanti a me. E praticamente si tratta di un bioma strano. Allora, il bioma si chiama Non Forest. Dov'è? Qui? Dov'era? Fate caricare i chunk un attimino. Aspetta che mi riappoggio sull'albero. Allora, da quella parte, sì. Allora, praticamente, di cosa si tratta? Di una foresta che si chiama Rainbow Forest, quindi foresta arcobaleno, dove, guardate la minimappa, dove tipo spawnano migliaia e migliaia di mob. Io vengo qui a catturare una pecora, semplicemente, e ce ne torniamo a casa, anche perché si sta per fare la mezzanotte. O addirittura lo vogliamo fare qui, il sacrificio? Facciamolo qui, dai. Praticamente si tratta di un bioma della Chromatigraft, che boh, non si sa perché, ma fa spawnare tutti gli animali passivi e i lupi anche. Guardate che bello quest'albero, tutto multicolor. Rainbow Leaf, infatti si chiama Rainbow Leaf. Vediamo. Never before have you seen a tree like this. Ed è vero. With leaves of every color of the rainbow, there must be more to this tree than meets the eye. Ha ragione, perché in effetti è molto molto bello da vedere, non l'ho mai visto in nessuna mod. E niente. Allora, si sta avvicinando la mezzanotte, ci mettiamo in questa pianura qua. Tanto posso volare, quindi direi che me ne sbatto altamente di cosa può succedere. Pensiamo, innanzitutto l'enchantment table, la redstone tutta attorno. E manca il pezzo forte che sono andato a vedere un attimo dov'era. Era a casa mia, nella cesta della thermal. Andiamo su un attimino. Oh, il lag. Andiamo su un attimo. E andiamo a prendere il Division Sigil inattivo. Però, come vedete, è possibile attivarlo perché è diventato in questo modo. Perché è appena diventata mezzanotte. Andiamo a qui nel nostro waypoint. È possibile attivarlo. Eravamo messi da questa parte, mi pare. Oh, laggy block, dopo lo apriamo. Dov'era? Dov'era? Ho perso il posto, dov'era? Allora, ci eravamo messi da questa parte, se non sbaglio. No. Dai, che sto perdendo tempo. Forse eravamo qui. Eravamo qui. Nemmeno. No, è passato il tempo per cui io potevo fare. No, devo aspettare un'altra notte. E vabbè, aspetterò. Però intanto devo andare a ricercare. Vabbè. Facciamo che apriamo questo lucky block prima. Tipo così. Un beacon block. Grazie. Grazie, ho aperto.
No! No! Ho rischiato tantissimo. Oddio. Ho rischiato di perdere il mio beacon block. Che paura. Allora, dov'è il... Vabbè, aspetto la notte e aspetto che... Cioè, vado a cercare dove ho posato la preparazione e aspettiamo la notte. A dopo. Eccoci qua, guarda che bello il tramonto. In effetti è passato un giorno intero dall'ultima clip che ho registrato e mi sono ritrovato qui, quindi ho ricordato subito cosa dovevo fare. Dovevo attivare il Division Sigil nell'altare. Che ora non mi ricordo nemmeno come si fa. Allora, sneak, right click on enchanting table, for more detail. Ok, ah ok, mi ricordo. Però dobbiamo aspettare che la luna sali, o almeno che il Division Sigil sbrilluccichi, perché vuol dire che è pronto per essere attivato. Siamo qui in mezzo a un campo di girasoli. Per i girasoli sarebbe bello se tipo seguissero veramente il sole, tipo al tramonto si voltassero verso da ovest e poi la mattina verso est, poi durante il giorno seguissero proprio tutto l'arco della giornata. Sarebbe bello se lo implementassero su Minecraft Vanilla, perché i sunflower sono proprio vanilla dalla 1.7 che ci sono, quindi sono recenti. Questa è della Chromaticraft. Lì c'è un altare bastardo, lo vogliamo visitare un attimo? Volete vedere, proprio testare con mano quanto sono pericolosi? Guarda, intanto mi si fa questo effettino a tutto schermo. Poi se mi avvicino troppo mi spara. Fa questo rumore e mi spara. Ecco, vedi? Mi toglie tipo 2 cuori e mezzo. C'è un Enderman. Ancora il Division Sigil non si è attivato. Attenzione. Chi è che rompe le palle? Ma è un ragno. Ciao ragno. Oh, sei morto? Davvero? No, il restart. Ok, sono subito ritornato. Dato che sia mezzanotte nella vita reale, sia mezzanotte nel server, il Division Sigil si è attivato. Posiamo sopra quella pecora e ci clicchiamo. C'è tutto, ok. Lo buttiamo qui. Non mi ricordo come si fa. Ah, devo uccidere. Ok, devo uccidere la pecora, vero? Me l'ero dimenticato. No, non ha funzionato. Ma forse devo... Aspetta, non mi ricordo come si fa. Clic così. Ok, funziona. Bello questo effetto. Oh merda. Allora, uccidiamoli tutti. Qual è il problema? Uccidiamoli tutti. Sì. Sì, esplosioni. Esplosioni, uccidiamoli tutti. Bene. Abbiamo attivato il Division Sigil. Ping, ping. Ping. Ora continueranno a spawnare mob finché non si farà giorno. Tu hai rotto il cazzo. E niente. Wow. Quella è la Cursed Earth, la terra devastata, la terra maledetta. E io me ne frego altamente, lascio tutto qua, poi tanto col sole si brucerà tutto. Anche se ora si sta espandendo, non è importanza. Io però tornerei lo stesso a casa. Perché... Questi canola seed per adesso non mi interessano, c'ho un barrel pieno. Torniamo a casa e cerchiamo di craftare appunto i 2 lingotti che ci servono, quelli stabili. Allora, facciamo una cosa bella. Prendiamo un po' di stick, buttiamo tutto qua dentro così un po' a caso. Ci prendiamo solo i diamanti e il ferro. Quindi prendiamo il ferro
Un cubo va benissimo. I diamanti. Ho solo un cubo di diamanti? A me ne servono 5, tipo, all'incirca. Vabbè, dai, chi se ne frega. Facciamo così. Lo blocchiamo e lo prendiamo. Scompattiamo tutte ste cose. E andiamo in una crafting table qualsiasi. E facciamo questa opera col diviso in, questa operazione col diviso in sigil. Il diviso in sigil qua. I diamanti sopra. Il ferro sotto. No, al contrario. E abbiamo qua gli stable ingot. Ora tento di loccare queste 1, 2. Tento di loccare l'inventario avendo solo questa striscia libera, in modo tale da quando faccio i lingotti, me ne servono adesso solo 2. Quindi facciamo così. Siccome ho tutto un crafting a mano, non si può usare lo shift. Devo stare attento. Allora, pronti? Via. 1 e 2. Facciamo così. 1 e 2. No! No! No, perché? Beh, sono instabili, non possono. Se lo rompo. Sono scomparsi? Sono scomparisciuti? Pare di sì. Vabbè, ho sprecato 2 diamanti. E allora mi sa che devo usare una crafting table vanilla. Facciamoci questa crafting table vanilla. Così. E craftiamo questi altri diamanti. Qua, in stable ingot. Allora prendiamo altri 2 diamanti, altri 2 ferri. Però aspetta, voglio vedere un attimo se faccio giusto. Un stable ingot. Allora si fanno in questo modo, giusto? Però con questi si ci fa la OE. Come si fa la OE? La OE. Ah, si fa con l'ossidiana. Ecco perché non me lo faceva. Si fa con l'ossidiana. Vaffanculo. Si fa con l'ossidiana, non si fa con gli stick. Buono a sapersi. Ecco perché non compariva, perché c'era arrivato al pelo. Allora io ovviamente manca l'ossidiana a me, giusto? Sì, mi manca l'ossidiana, perfetto. Un attimino vado a casa di Black a rubarne giusto 2 pezzi e torno. Allora eccomi qui a cercare a rifare un secondo tentativo. Allora qui abbiamo l'ossidiana, quindi devo prendere questi e metterli qui. E mettere l'ossidiana qua dentro. Pronti? Via. 1 e 2. Fatta. Abbiamo la reversing OE, che ha durata infinita. E andiamo a posizionarla dentro sto fottutissimo coso dell'enderaio. Via tu. Mettiamo questa qua dentro. No, non si può mettere. No. No, ci sono rimasto malissimo. No. 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 Ma che cazzo fa? Non si sa sta cosa. Si chiama reversing OE. Ma non. Ah, ok. Ok. Io metto questa. Lui la zappa e diventa grass block. Vabbè, è inutile. Ah, pensavo si potesse mettere qui dentro. No, non posso essere condannato a vita a fare asce di ferro e minchiate del genere. No, è stato un fallimento. Ci sono rimasto male. Ah, e vabbè, e vabbè. Però per questa puntata è tutto, io vi saluto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, vi ricordo anche di passare dalla mia pagina Facebook, dal mio blog e dalla mia pagina, dal mio profilo su. Vi ricordo anche di iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto e di iscrivervi anche dei canali degli altri partecipanti. E questo è tutto da Zedaliner, ci vediamo al prossimo episodio, ciao!